Ciao a tutti, in questa seconda parte provo a correggere, a spiegarvi gli esercizi di pagina 54 e 55. A pagina 54, nell'esercizio 5, è un'attività di parlato che con alcuni di voi ho fatto ieri e voi potete provarla in forma scritta, quindi du bist dran, tu sei qui, antworte, rispondi, wie viele Personen seid ihr? Zu Hause, quante persone siete a casa? Wo wohnt ihr? Dove abitate? Wo liegt das? Dove si trova? Wohnt ihr in einer Wohnung oder in einem Haus? Abitate in un appartamento o in una casa? Wie ist deine Adresse? Qual è il tuo indirizzo? Indirizzo dobbiamo ricordarci che si forma in questo modo. Meine Adresse ist, ad esempio, Goethestrasse 5. Quindi nome della via e poi il numero. Hast du einen Bruder, eine Schwester oppure einen Halbbruder, eine Halbschwester, quindi hai un fratello, una sorella, hai un fratellastro, una sorellastra. Quindi con hast abbiamo l'accusativo. Invece, wie heißt dein Bruder, deine Schwester, dein Halbbruder, deine Halbschwester? Invece qui siamo sul nominativo, soggetto. Nella 8 cambiamo il verbo. E passiamo al verbo essere. Bist du Einzelkind? Sei figlio unico? Figlio oppure figlia unica? Magst du Tiere? Ti piacciono gli animali? Poi a questa possiamo aggiungere Wie ist, was ist, scusate, was ist dein Lieblingstier? Qual è il tuo animale preferito? E risponderemo con mein Lieblingstier ist. E poi potremmo chiedere warum. Vi faccio un esempio di risposta. Mein Lieblingstier ist der Hund, weil treu ist. Perché è fedele. Qui siamo sulla secondaria causale. E quindi inizia con weil e presenta il verbo al fondo. Hast du Haustiere? Haustiere, das Haustier è l'animale domestico. E das Wildtier è l'animale selvatico. Hast du Haustiere? Sebe, che significa zum Beispiel, ad esempio. Einen Hund, eine Katze, einen Goldfisch, einen Kanarienvogel. Quindi, ad esempio, un cane, un gatto, pesciolino rosso, un canarino, uccello delle Canarie, Vogel. Uccello, canarien, canarie. Eine Klassen umfrage, invece ne sei, quindi un'indagine, una statistica della classe. Wer hat wie viele Geschwister? Chi ha quanti fratelli o sorelle? E qui in una statistica, ad esempio, chi ha un fratello? Wer hat einen Bruder? Wer hat eine Schwester? Wer hat einen Bruder und eine Schwester? Quindi uno e uno. Wer hat zwei Brüder? Wer hat zwei Schwestern? Quindi chi ha due fratelli, chi ha due sorelle? Wer hat einen Hund, ad esempio? Wer ist Einzelkind? Chi è figlio o figlia unica? In meiner Klasse haben sieben Schüler einen Hund, ad esempio. Nella mia classe sette studenti hanno un fratello. Dopodiché, passando alla pagina seguente, pagina 55, nell'esercizio 8, così poi nel prossimo video vedremo la traduzione, quindi l'esercizio più lungo, con i due testi brevi, abbiamo Wir gehören auch zur Familie, quindi anche noi apparteniamo
Noi apparteniamo, Gören, anche alla famiglia e dobbiamo ricordarci che Gören va insieme a Zu. Zu vuole dativo, quindi zur famiglie. Hör zu und sprich nach. Ascolta e ripeti. Qui abbiamo der Hund, quindi possiamo anche ascoltarlo dal CD. Der Hund, die Katze, der Goldfisch, der Hamster, che ci ricorda l'inglese, das Kaninchen, che è il coniglio, der Kanarienvogel, die Schildkröte, che letteralmente sarebbe rospo scudo, quindi rospo che ha lo scudo, lo schermo, e das Meerschweinchen, che noi, per noi, piccola curiosità, perché per Meerschweinchen per noi è il porcellino d'India. Invece per i tedeschi, letteralmente, Meerschweinchen sarebbe Hen, è diminutivo, quindi suffisso ed è diminutivo. Schwein, der Schwein, è il maiale, e das Meer e il mare, quindi tutto insieme letteralmente sarebbe il maialino del mare. Ok, nel prossimo video invece vi leggo i due testi sopra l'immagine, Wir haben einen Hund, e vi assegno i compiti, vi ricordo i compiti. Grazie e al prossimo video.